presentato il progetto folle ma concreto di Gherardi, il villaggio del cinema. Gherardi è la frazione di Iolanda di Savoia, è una frazione che si sta spopolando come moltissime altre frazioni in Italia. L'idea è quella però di rigenerarla, ripopolarla attraverso la creatività delle nuove generazioni, quindi trasformare Gherardi in un grande studentato degli allievi della Scuola d'Arte Cinematografica Florestano Vancini, quindi dei cineasti di domani. Abbiamo condiviso il progetto sulla base di alcuni principi fondanti. Il primo è un progetto territoriale che si sviluppa qui, su quest'area territoriale dove è presente anche l'azienda. Abbiamo condiviso i valori di questo progetto, che è di lungo respiro, non è un'azione spot, ma intende costruire e recuperare in primis un'area di questo territorio e ridarla ai cittadini e ridarla alle persone. Confcooperative appoggia in pieno, direi anche con cuore, questo progetto di rigenerazione di Gherardi come villaggio del cinema. È un progetto bellissimo che ha in sé tanti elementi forti e anche contemporanei. Ha una leva sia dal punto di vista economico-finanziaria moltiplicativa, ma anche dal punto di vista dell'identità culturale, della sostenibilità ambientale e della capacità di rigenerare i legami sociali della fiducia, che sono quello che questo tempo complicato ci richiede. Come amministrazione comunale sosteniamo tutte quelle che sono le iniziative private e non che promuovono il nostro territorio. Siamo parte attiva in quanto abbiamo riconosciuto un alloggio di proprietà comunale all'associazione, quindi ci crediamo anche noi, facciamo il nostro pezzetto pubblico. L'azienda Casa Emilia Romagna, che può recuperare e mettere a disposizione ex case popolari proprio per questo progetto, per gli studenti che frequenteranno la scuola di cinema di Stefano Muroni, ci sembra davvero un'idea potente per rilanciare lo sviluppo e il ripopolamento di questo territorio. È un progetto di grande valenza e lo crediamo per il territorio ed è per tutti questi motivi che abbiamo condiviso l'inizio di questa attività. Quindi dal 1 al 5 settembre venite a Gherardi perché troverete i primi 7 artisti che realizzeranno questi primi 5 murales sul cinema ferrarese, da Sofia Loren a E.T., al Giardino dei Finzi Contini, alla Neve nel Bicchiere, fino ad arrivare a Riso Amaro. Oggi parte il progetto Gherardi, il villaggio del cinema, come progetto pilota per rigenerare l'area interna del Basso Ferrarese.